Gran Premio delle Americhe fatto, voti in libertà da fare, lo facciamo in questo momento io e Manuel Manolo Pessino. Ciao italiani, Come che tal l'inno oggi a chi? Quante volte avete sentito l'inno italiano a chi a Texas? andiamo? Vabbè, te lo faccio sentire io se vuoi, eh. Bo-bom-bo-bo. Allora, è vero, tre vittorie spagnole qua in Texas, quindi voto alla Spagna. Cum laude, 11 cum laude. 11 con lode, va bene. Allora, come sempre partiamo dal voto al Gran Premio. Gran Premio delle Americhe, Ah, voto. 7-8, Abbiamo tempo, Manolo, cos'è? 7-8, 7-8. Che è alto, perché? Spiegami perché. Alto, no, il posto è bello, l'ambiente è bello, il circuito è bello e l'asfalto è un desastro. Ecco, allora, però io ti dico. L'ambiente è bellissimo, il circuito è meraviglioso, l'asfalto è un disastro da zero in pagella, non c'è un cartellone di pubblicità in tutta la città per dire che Bravo. c'è il Gran Premio degli Stati Bravo. Uniti, nessuno sa niente, quindi io faccio fatica ad arrivare alla sufficienza, dico la Ah verità. sì? Io dico voto 5. Ah no, io, sì, è vero, 7 forse è troppo, direi un 8. No, un 6, scusa, un 6 perché? Per quello che tu dici che io non l'aveva considerato. Il posto è meraviglioso, però insomma bisogna anche fare qualcosa di più. E già che siamo in questo tema, è stato presentato il nuovo direttore commerciale, si chiama Dan Rossomondo. Grosso mondo. Allora, so che per gli appassionati questo è un argomento che in realtà interessa poco, ma è qualcosa che potrebbe cambiare il nostro sport. Sei d'accordo? Sì, lui è un ex dirigente della NBA. E ovviamente lui capisce gli sport come un show. Per questo hai che stare attento fino a dove lui vuole portare questo nostro meraviglioso sport. Ecco, ma voto la scelta della donna di prendere un personaggio che viene dall'NBA? Non lo so, si è per migliorare, adesso non si può votare, Giovanni, hai che sperare il suo. Lui merita una cadenza, un tempo per vedere che va a fare. Ecco, io credo che però in questo caso donna ha dimostrato apertura mentale, quindi io sono favorevole, non so niente di questo Dan Rossomondo, non so chi sia. Non ho idea, però mi sembra che aprirsi a un mondo differente sia una cosa È positiva. che la continuità non stava non era possibile perché noi sappiamo come sta andando lo sport, mancano soprattutto, a chi si è visto una cosa importante, Giovanni, mancano idoli, perché un giorno vince uno, un giorno manca quello, la referenza del nostro E sport. questa è la teoria di Giacomo Agostini, lo sai? Ah sì? Sì, Agostini dice questo, che ci vuole un campionissimo per affezionarsi. Lui dice: ti affezioni al pugilato perché c'è Cassius Clay, perché c'era Agostini una volta, perché c'era Valentino Rossi, perché c'era Marc Marquez. Non Manca po un posso riferimento. stare più d'accordo, abbiamo visto. Beh, vince Pecco, vince un tal Rins, vince Binder, vince, vince, vince. Chi è il riferimento? Io pensavo che Pecco era un inizio del riferimento, ma caramba, dopo dei due grandi premi a Mila la delusione, no? De Pecco. L'errore di oggi è pesantissimo. Pesantissimo. Io ho capito perfettamente quando hai visto in ginocchio a Davide Tardozzi. Voto all'errore di Bagnaia. No, no, boh, due, è tremendo, tremendo, che crasso errore. Questa volta purtroppo ci sta tutto. Allora, invece, già che siamo in tema però proprio del Gran Premio della gara, Alex Rins. Alex Rins un 6. Scusa? 6. Sì. Sei? Allora, aspetta Manolo, ti ricordo che Alex Rins ha vinto il Ah Gran no, Alex Premio. Rins, sto pensando in Alex Marquez, disculpa, perdono. No, Alex come Rins faccio? 10 sovrano, 10 regino. Ecco, però, allora faccio l'avvocato del diavolo, si dice in Bene. italiano. Allora, grandissimo, oggi ha fatto una grande differenza, eccetera. Però non ti viene da pensare che quello che lui fa qui lo potrebbe fare in tutte le piste? Perché qui la Honda diventa competitiva? Perché
Alex Rins non può... Giovanni, devo dirti una cosa, estoy rompiendo il tuo script, il tuo ordine. Okay. Oggi mi è piaciuto questo perché ha dimostrato che ancora in MotoGP il pilota fa la differenza. Lo fa, e nel caso di Alex Rins lo ha fatto con un Fabio Quartararo che è stato brillantissimo, bravissimo, sapendo che nel primo giro si giocava la gara. E te giuro che tengo pelle d'oca, Oggi si è dimostrato una volta di più che grazie a Dio ancora sono i piloti che fanno la differenza qui. Ok, bene, mi piace questa cosa. Luca Marini sul podio, che voto gli dai tu? Grande Luca, merita ese podium, lo meritava tempo fa. Lui è quello che va piano, ma arriva sempre. Io le darei, e sto super contento con questo podium di Luca, io le darei un 8. Ecco, e allora visto che parliamo di fratelli di... No, non è fratello di nessuno. Bravo. Basta, bravo. Basta con questo, ecco, basta. Però, Alex Marquez, tu che voto gli dai nel fine settimana? Ha avuto un sacco di vicende controverse, diciamo così. Allora, io le darei un 6, perché lui ha mostrato venerdì, no? Venerdì che c'era appunto, dopo ha commesso tanti errori, e domenica non ha avuto colpa. Venerdì io le avrei dato un 8, ma dopo ha sbagliato tanto. Ok, ma per la questione delle qualifiche, quello incide sul punteggio o no? Secondo te? Sì, sì. Cioè, qua ci sono due teorie. E ti dico, i piloti, sì, tutti i piloti, in qualche maniera ex piloti, giustificano Alex Marquez e dicono un pilota deve fare quello, deve provare a fare il meglio possibile. No. Gli altri, noi, lo attacchiamo. Io nel mio punteggio non considerava questo, perché questo mi sembra soprattutto Giovanni, antiestetico è la parola. È legale, sì, è non so che, sì, ma l'estetica è importante. Allora, terza volta che si disputa la sprint race, il giudizio sulla sprint race. Allora, facciamo un riassunto, perché dopo la prima sprint race il voto di Manuel Pessino era stato 3. Dopo la seconda sprint race il voto di Manuel Pessino era stato 8 o 9. O 9 o 10 lode. Dopo la terza... Come si dice aburrido in italiano? Che noioso. Questa volta la sprint race non ha portato nulla di speciale, veramente ha sido una cosa, un pan senza sale, si dice in spagnolo. Non bellissimo, il pane senza sale mi piace moltissimo. Qui la sprint race mi ha portato nulla. Allora, sai che c'era un famosissimo giornalista italiano che si chiamava Indro Montanelli, sì, che una volta scrisse di un politico, scrisse: cambia idea come cambia le mutande, aperta parentesi, sempre ammesso che se le cambi. Ecco, no, devo dire che la sprint race fa un po' così, perché cambia l'opinione a seconda di cosa succede. No, qui la sprint è stata noiosa. No, i piloti si stanno già abituando, non lo so, speriamo che in Europa, in circuiti più piccoli, vedere quello che la sprint deve aggiungere alle sport. Ecco, io personalmente continuo a rimanere dubbioso sulla sprint race, sul fatto che possa portare pubblico. La mia paura è che possa addirittura togliere interesse alla gara della domenica. Perché se poi la sprint race diventa molto bella, è chiaro che una gara corta è più bella di una gara lunga, perché anche la gara lunga è stata noiosa oggi, sì, giusto? Sì, però mira, ieri quando ha finito tutta la giornata, che è intensa con la qualifica, la sprint race, io pensavo che aveva finito il Grande Premio, tu no? E quando facciamo, no, domani, oh, non è domenica, ma credo che dobbiamo abituarlo e... I cambiamenti così grandi sempre bisogna un tempo. Sì, sì, io però ripeto, rimango dubbioso, perché poi le qualifiche non hanno più nessun valore a livello mediatico. Moto 3 e Moto 2 sono completamente sparite. Allora, parliamo di Moto 2. Il duello, la sfida tra il fenomeno Pedro Acosta e il
pilotino Tony Albonino in testa al mondiale. No, beh, devo dire, no, hai, devo darti la ragione, che mi, questo sì che mi dà fastidio, ma non è che Pedro non è così buono, è che Albonino ha dato 10 passi avanti. Bravo per Albonino, lui è un pilota maturo. Io ho sempre pensato che lui era un poco loco, no? Ma Albonino è la unica opzione che avete italiani questo anno per vincere un mondiale. Scusami, no, scusami, scusami, cioè, perché tu dici che in MotoGP non abbiamo la possibilità di vincere il mondiale. Ma tu non hai visto a Rins oggi o che? Sì, che gara ha visto oggi tu? Allora, adesso cambio argomento. Allora, secondo te oggi? Chi è il favorito al titolo mondiale della MotoGP? Un nome secco. Ti ho messo in difficoltà. Io dico Bagnaia. Anche io. Benissimo. E mi dà rabbia dirlo, perché lui ha commesso due errori che è per matarlo. Mi piace. Allora, beh, torniamo al Bolino a Costa, 10 a tutte e due, perché comunque hanno fatto una sfida bellissima. Sì, è stato bene. Sorpassi, bella. È stato bene. No, no, Arbolino, per me Arbolino deve avere una nota superiore alla di Acosta oggi. Moto 3 ha vinto un pilota che non aveva mai vinto, come si chiama? Ortolà, e il suo meglio risultato aveva sido un sesto. Al debutto, se non mi sbaglio. E hanno finito 8 spagnoli in le primi 10, considerando a Moreira spagnolo, perché sì, certo. Lui ha cresciuto in Spagna. Io dico in serio, la generazione che sta da 18 a 16 anni, che arrivano da spagnoli, brutale. Ecco, no, ma tu sai qualcosa del vincitore? Io non so assolutamente niente. De Ortolà è uno che arriva, uno dei tanti che arriva della scuola di Jorge Martínez Aspar. Lui ha cresciuto dentro della struttura di Aspar, che lui ha avuto tanti piloti che, se tu vedi la griglia di Moto3, sono tanti piloti che in algún momento, più giovani o dopo, hanno stato nel team Aspar. È veramente una specie di, come si dice, dove crescono las plantas. Dove crescono le piante. Eso es. Voto a Jorge Martínez Aspar. Muy bien, no. Jorge en eso fa un mestiere tremendo. Io le darei un 9 e non le do un 10, perché alla fine lui deve lasciare andare via tutti quelli che aiuta. Assolutamente. E una cosa con De Jorge che non mi piace, perché io le ho chiesto questa politica della Dorna con la Moto 3 e la Moto 2. A chi l'hai chiesto, scusami? Aspar. E lui ha optato per essere politicamente corretto. E questo credo che non è sincero, perché è chiaro, e lui ha un tir di Moto 2 e un Moto 3, ma deve allinearsi con il potere, con il governo. E lo che sta succedendo con Moto 2 e Moto 3 è ovvio. Allora, siamo in chiusura. C'è qualche voto che vuoi dare? Devo dire una cosa, è molto importante, e come cambia le cose sapendo le cose che succedono. Perché quando è accaduto Aleix Espargaró, primo giro, io è diventato matto. Dopo ho visto a Raul Fernandez e ho detto, este Raul è una pipa. E succede che le due hanno avuto un problema tecnico dell'Aprilia. Ah sì? Sai che non lo sapevo? Aleix Espargaró? Aleix, quello è il passatore, si è quedato bloccato. Ah. E Aleix in declarazione ha detto, è la quinta volta che succede con me, all'equipo RNF le è successo in tutte le gare. Maverick Viñales ha detto che le è successo in practice. Vuol dire che quando tu lo vedi di fuori, ma dopo la realtà si deve capire. Beh, qua l'Aprilia merita un bel 4. L'Aprilia no, 3. Un 2, perché sembra che è un sistema che falla costantemente. Sì. No, ma di Raul Fernandez lo sapevo, veramente. E lui dice, solo sappiamo che succede quando fa caldo. Ma non si sa perché, ma lui dice, ieri faceva più caldo che oggi e non mi è successo. Un caos. Un caos. E per questo è importante, prima di parlare, capire e sapere. Assolutamente. Io l'avevo detto? Io l'avevo detto, è chiaro. Ale Rins, perché hai scelto la pipa del team LCR
sì, avevi la possibilità di andare al team Grassini. Adios, esatto. Adios. L'ho detto anch'io la stessa cosa. Ciao a tutti, ciao Manolo, viva l'America, ciao.